Helmut era difficile, poteva essere difficile. Ludwig è stato un film assassino, sai, ci sono dei film assassini. Perché dico, Visconti si è certamente ammalato fatalmente con i 20 gradi sotto zero di Bad Ischl e 40 gradi di Cinecittà sopra zero, 6 mesi, e allora è stato 6 mesi di grande lavoro e di grande fatica. Lui si è ammalato di Ludwig. Sono dei film che sono dei film assassini. Il nostro re si è suicidato e per farlo Sua Maestà ha dovuto uccidere il dottor Gooden. Portate corte al castello, immediatamente. Visconti managed to complete the filming of Ludwig, but a few weeks later he suffered a major stroke in Rome. He was flown to a private clinic in Switzerland for treatment, and then brought back to his mother's estate at Cernobbio on Lake Como. Lui ha montato il Ludwig, l'ha montato lì a Cernobbio. He was staying in the house of his sister Nane, and sister Nane they had prepared a huge salone con una moviola, and he was editing Ludwig there. He had began to work again. So lì era tutto circondato dalla famiglia, sai, era molto più, insomma, ricominciava in un certo senso la vita, e compreso il lavoro. È stato ricominciare la vita in Italia. È stato proprio un turning point la malattia, è stata come, però dal ritorno in Italia, lentamente, in altri termini, se vuoi, un po' più penosamente, diventa un'altra vita. Visconti, uno prima. Luchino Visconti è tornato ieri sera a Roma. Senta Visconti, ma mi pare che lei, oltre a questo suo lavoro, sì? Abbia un lavoro giornaliero che deve assolutamente seguire sempre. Sì, certo. Lei fa ginnastica? Ah, devo fare una terapia molto dura, molto faticosa, perché devo riprendere l'uso degli arti colpiti dal male, capisci? Perciò è una fatica tremenda, sì. Specialmente per un pigro come me, io sono sempre stato molto pigro, non ho mai amato molto fare ginnastica da vecchio. Da giovane ne ho fatta molto, ma da vecchio no. Ci vuole una grande volontà per riprendere, ci vuole una grande forza d'animo, perché sai, ogni giorno fare 2 o 3 ore di riattivazione della gamba e del braccio sinistro. Arrivare alla mia età e dire devo ricominciare a imparare a camminare è molto noioso. Ma devo a dare gli ordini di nuovo col cervello, capisci? Grazie. Ciao Lello, di nuovo. Ciao. Ciao Adriana, allora preparati al musical. Vai a scuola di canto, eh? Va bene.